concludiamo con un piatto che ti piace molto, tanto che tu vuoi sani, consigliare del, e che non sia Italia, così difficile, ce ma che ha bel tocco Vistani, che ha un nome che è già emblematico, so, la masseria, anzi continua tu, quella che ti hanno dato, perché avevano sequestrato un bene addirittura del mezzo veloce, quello sicuramente è stato, e questo è come si chiama? Sì, il tocco Vistani, perché sicuramente che ti dà questa... Morcone, questa grande creatività, perché vedi delle volte gli ingredienti non bisogna capo di non bisogna fiscali della mafia, diciamo così, li chiamò standardizzarli, metterli così come sono, offenderli, ecco. Non bisogna offendere. Io c'era una mia compagna, vedi, c'era anzi niente cos'è, una mia che quando faceva le penne al tonno mi vergognavo, Perché? Che faceva? Apriva il barattolo, è chiaro, no? E li neanche scolava all'olio, poi ci cucinava la pasta, uno spicchio d'aglio dentro, manco lo maneggiamo, questo di morcone, mi chiamavano, poi si mangiavano, e mi disse, che vergogna. Io la fame però fa mangiare, sì, però, però c'è un limite. Sì, però questa è la storia di vita, capito? Sergio Endrighi forse è stata l'ultima, però una cosa per questo che hai detto che non era la tua compagna, perché se no non ci saresti rimasto nemmeno un attimo. Ma infatti, però ti voglio dire che veramente è una cosa vergognosa. Una folla enorme. Sai, io per esempio, quando, per esempio, quando la gente così, io devo conoscere qualche persona, ma era la tua fama anche che attirava tutta sicuramente la gente, perché tu hai fatto tanta televisione, ricordiamo che e la stai facendo ancora, io vogliono far vedere, con poi con Antonella Clery, prima con Baudo, poi sei arrivata alla Clery, quando sono arrivato lì alla Isoardi, cioè tutti i personaggi, con la Isoardi, con Mara, una pasta spessa sembrava un martello pneumatico, così. Ma poi mangiavate dopo finita la programma di trasmissione? Io ma dici che lei è fuori, brava a cucinare, me l'hai insegnato tu, sì, o lei? Devi morire. Dico, ma devo morire, andiamo fuori. Infatti siamo andati fuori, però... sai io che amo la pasta trasparente, no? Un sogno, e allora dico, delicato, dedicato, no? Cioè, però ti voglio dire, era, lei era un segno d'amore, cioè manca, sei sicuro che non è un segno offensivo o di corna? No, è segno d'amore. Beh, questo lo puoi sapere solo tu, no? Perché delle volte noi regaliamo fuori quando sbagliamo e loro ci fanno una pasta quando sbagliano, io se ci fregano da qualche parte devo uscire fuori, sì, un pietoso velo, è vero, cioè, andiamo a vedere battute, le linguine al pesto, benissimo, le aspettiamo, le aspettiamo qui, con Mara faremo uno spettacolo a Foligno, io e lei sul palco, e chi cucina, lei o te? Ecco le linguine al pesto, e perché sono così speciali? Perché siamo alla Bottega Vistani, eri innamorato di lei, è un tocco. Beh no, sì, noi abbiamo messo del Mursuvage, questo distillato di more selvaggio, molto bene, è stato un momento, dà una espressione, perché noi siamo come Armstrong prendeva la sua tromba e cominciava a suonare perché gli piaceva, e così noi prendiamo la nostra pasta, la nostra carne, e cominciamo a cucinare, perché un grande artista negli studi si vede a queste cose, cioè l'immaginazione è quello che uscirà fuori dalla tromba, a zero su tutte, e tu eri contento, ero contento perché si vede che c'era qualche cosa che mi voleva fare. Senti, allora, siccome poi vero, noi torniamo a trovare con Opinione Moda.com, allora, hai detto che l'ingrediente speciale, eccolo qua. Sì, sì. È vero? È vero? Diverso, è buono. Cioè, hai capito? E queste sono linguine, sono... Molto buono. Se noi facciamo, vedi, tante volte noi andiamo a vedere, c'è stato i vegani, no? Perché i vegani, sai che c'è il mondo dei vegani. Allora, aveva fatto un piatto con lo zafferano, con i piselli, con tutti questi prodotti colorati. Allora gli ho detto, dico, scusa, mi sembra di vedere un quadro di Kandinsky, opera 7. Bello però. Allora lui mi guarda tutti a ridere, no? Ma perché tante volte io penso che i vegani dovrebbero farsi i conti per rendersi conto di quello che hanno sotto il piatto. I vegani stavano per far morire un bambino, lo sai, sì? Sì, sì. Sì. Questo qui vicino Livorno, la situazione... lo so, perché hanno voluto fare di testa loro. Io non è che voglio, non sono contro i vegani. Dovrebbero guardare più intorno a loro. Anche Pitagora era vegetariano, ma
perché mangiava vegetariano, ma mangiava uova e mangiava formaggio, i derivati dal latte. Noi siamo, non possono. I vegani non possono mangiare, adesso fanno i vestiti col cioccolato, fanno, cioè io dico, è bello che voi, perché il veganesimo è arrivato nel 44 da questa setta inglese che si è dissociata dai vegetariani, però dico, i vegani forse è una setta come testimoni questo di Geova. Questo come piatto però potrebbe essere mangiato da un vegano o no? Perché che questo cosa lo potrebbe, perché il formaggio, tu sai, io ne il mangio un altro po' però, eh. Ecco, tu sai che il pesto l'hanno inventato gli olandesi. Ah, non lo sapevo. Gli pistun, no? Quando arrivavano gli olandesi sul porto di Geova, non sapevano cosa fare, e con il sarasso, questo tipo di formaggio, pistavano il basilico con il sale. Poi è chiaro che il tempo ha migliorato, ha fatto modo, sì, in modo e maniera che questi prodotti fossero così eleganti e ricchi della sua eleganza. Però ci vuole tempo, perché l'evoluzione di ogni materia prima, oggi, vedi, sappiamo se questo OGM, se no. Ecco appunto, perché noi l'OGM non lo possiamo coltivare in Italia, è vietato, però l'avena, oppure il mais, oppure la soia è OGM e le vacche la possono mangiare, però noi mangiamo la carne, beviamo il latte. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo fare la fine della pecora Dolly? Cioè, capisci, ti voglio dire? Noi cerchiamo di poter arrivare a uno scopo di poter mangiare, dobbiamo mangiare sani. Certo. Sani. E di gusto. E di gusto, perché allora, i vegetariani, senti, neanche facciamo, facciamo insieme un brindisi, lo teniamo in mano tutti e due. Così, aspetta. A Vissani e alla bottega Vissani a Portocervo e a vivere sani e belli e sempre. Belli. Ma questo lo diceva Lambertucci? Diciamolo anche noi. Sani e belli? No, veramente salute e bellezza. Come dice Pippo Baudo, l'ho inventato io. Ah, dai, davvero? È una testata, sì. No, no, vabbè, però ti voglio dire, bisogna stare molto attenti. Oggi ti ho fatto una battuta, ma sarebbe bene che i vegani dovrebbero vedere bene. In Italia fanno il pane col miglioratore. Il miglioratore è un estratto del pancreas del maiale. E se i vegani prendono quel pane, dovrebbero stare molto attenti. Non mangeranno più pane dopo questa intervista. Lo so, però devono stare molto attenti, perché vedi, finché la legge gli prevede che sotto il 3% possono mettere questo miglioratore, la gente farà quello che gli pare. E infatti questo è sbagliato, perché non se ne accorgerà mai nessuno. E invece bisogna stare molto attenti. Come disse Mr. Kiss, non è quello che la dieta mediterranea, ma è lo stile di vita di quello che mangiano, cara Simona. Hai ragione, grazie Gianfranco. Grazie a te, grazie Simona.